me questo è perfetto per ogni occasione. Amiche, non sono diventata così eclettica. In realtà vi devo svelare un segreto. Mi hanno invitata al Royal Wedding e so per certo che l'accessorio che non può mancare è un cappello. Amiche, è l'occasione giusta per parlare di cappelli e voi sapete che io li adoro. E soprattutto dobbiamo chiedere perché per un Royal Wedding e in Inghilterra il cappello è così fondamentale. E lo chiediamo a chi? Se non al nostro esperto Matteo Mutinelli nella sua cappelleria. Perché è fondamentale? In Inghilterra c'è una tradizione di formalità che è imprescindibile. Cioè, è impensabile andare a una cerimonia, ma non soltanto della regina, anche una cerimonia normale, un matrimonio o ad Ascot, piuttosto che in altre situazioni formali, senza un cappello. E lì c'è una rincorsa al cappello più originale, per cui si lavora sui colori, sulle guarnizioni, ti possono mettere anche un pappagallo su un cappello e tu vedi delle cose incredibili nelle fotografie. Anche in Italia c'è questa formalità, per cui è buona regola andare a un matrimonio col cappello, che tu sia la madre della sposa, che tu sia testimone o anche soltanto un'invitata. Si è un po' persa col tempo, abbiamo meno attenzione per questi particolari che però fanno la differenza sicuramente. Matteo, quali sono le regole per non sbagliare il cappello in queste occasioni speciali? Ci sono delle regole, due o tre regole basi da seguire che ti danno delle indicazioni. Diciamo la più importante è magari fare degli accostamenti di colore azzeccati. Poi sulla foggia, sull'originalità, tesa ampia, tesa stretta, velette, trasparenza, sete, lì va molto a gusto personale. L'importante è non fare l'effetto bandiera, per cui non lavorare sui tre colori. Se tu hai l'abito di un colore e le scarpe di un altro colore, il cappello si aggancia o uno all'altra. Se sei tutta di un colore, staccare col cappello è molto azzeccato. Poi, se vuoi una guarnizione super originale, magari in Italia siamo meno abituati, ma se ritorniamo in Inghilterra, lì veramente hanno il gusto di eccedere. Però se tu guardi è sempre in una nuance di colore. Possono metterti anche la cosa più strana, però del colore giusto. E quello è importante, perché comunque la scelta del cappello, il cappello ha un'evidenza molto, molto marcata. Tu anche puoi rimanere con un abito semplice e a quel punto vai tanto di stravaganza sul cappello e viceversa, se hai un abito pizzi merletti cose così rimani più semplice sul cappello in modo da non essere ridondante poi nell'effetto finale. Le donne possono tenere sempre il cappello? Assolutamente sì, le donne possono tenere il cappello in chiesa durante tutta la cerimonia e anche al pranzo, per cui magari se tu non scegli un'ala enorme, ma magari un cappello anche piccolino, magari con la veletta fissato con l'elastichino così, lo tieni tutto il giorno, fai un'acconciatura, non hai bisogno di smontarti, rimontarti a ogni passaggio. Però formalmente il cappello lo potete tenere sempre, non c'è, è l'uomo che se decide di andare al matrimonio con un tight e mette il cilindro in chiesa non lo deve tenere, le fotografie le fa col cilindro in mano oppure fuori col cilindro in testa, e logicamente al pranzo non mangia col cilindro in testa. Matteo, ci svegli a chi hai venduto il cappello più strano qui a Milano? Allora, devo dire che negli anni ho avuto richieste molto particolari. Uno che posso ricordare era un cappello per una cerimonia in Inghilterra. Spesso capita che dall'Italia ci siano persone che partecipano a delle funzioni in Inghilterra e lì il cappello è imprescindibile. E mi era stato richiesto un cappello con una tesa molto grande con tutta una guarnizione di uccellini impagliati che andava ad arricchire questa cupola, e devo dire che quello forse è il cappello più strano e più originale, anche magari non di ottimo gusto, che io abbia venduto a una cliente. Quindi amiche, non temete di essere estrose e soprattutto mettete il cappello quando ci sono le occasioni speciali come un matrimonio, anche se non è il Royal Wedding. Se vi è piaciuto questo tutorial mettetemi un like e soprattutto iscrivetevi al canale Don't Forget a Mirror e auguri figli maschi.